Buon pomeriggio e bentrovati a Leonardo, il TG della Scienza. Oggi abbiamo un ospite eccezionale, Silvia Rosa Brosetti, che è intelligente, brava e anche bella. Vabbè. Grazie a Piero Angela, grazie per essere venuto oggi ospite di Leonardo, TG della Scienza. TV6 di Torino, tu hai cominciato qua a Torino. Io ho cominciato TV. Quando tu non eri ancora nata, all'inizio degli anni 50, proprio qui a Torino. Allora non c'era la televisione, c'era la radio, che era la televisione del tempo. No, stavamo dicendo il fatto che io ho cominciato qui a fare il primo documentario in cui la scienza, o meglio la tecnologia, era coinvolta, cioè la spiegazione di come funziona una centrale elettrica. E da lì hai capito che ti piaceva raccontare come funzionano sì, le cose. Sì, ho capito che la cosa che avevo trovato degli esempi giusti. Poi non l'ho mai più fatto e ho cominciato poi molti anni dopo a tempo pieno. Una carriera ormai si può incominciare a contare? Quanti anni di amore per la scienza? Ah beh, da sempre, da quando ero bambino. Però Rai 66 anni, che lavoro tutti i giorni. E quanti programmi hai fatto qua a Torino? Ho iniziato a Torino e allora era un'era eroica della radio, c'erano i rumori più che delle immagini. E quindi, però era una gavetta importante. Allora c'era il Gazzettino Padano, che forse qualcuno... Però non era scientifico, insomma, abbiamo super... Qui hai fatto viaggio nel cosmo, viaggio nel corpo umano, tante cose. E poi comunque vi felicito per questa rubrica, che è una fiammella accesa in un deserto un po' di buio per quel che riguarda la scienza, perché la nostra cultura è soprattutto letteraria, artistica, filosofica, giuridica, benissimo. Ma manca la scienza e la tecnologia che stanno cambiando il mondo radicalmente, sia per le conoscenze, ma anche poi per l'economia, l'industria, la politica. Quindi bisogna fare tanta informazione scientifica, come farne fai tu. Molta di più. Comunque teniamo duro e cerchiamo di portare un po' di... Ma la gente la vuole, questa informazione. Sì, vediamo... Noi a Superquark abbiamo questa bellissima, questo risultato che ci gratifica. Anche quest'anno, come si dice nel nostro gergo, abbiamo avuto 8 serate su 9, il che vuol dire che c'è un pubblico che aspetta questi programmi e che li apprezza. Senti Piero, dopo tanti anni anche un esperto cronista, se mi permetti di definirti così, della scienza si stupisce e resta a bocca aperta. Qual è una delle scoperte che ti hanno più colpito negli ultimi tempi? Beh, un po' tutto, perché è un mondo che si muove, ma una cosa che mi ha colpito è la capacità oggi, che già esisteva ma in forma molto primitiva, di sostituire dei geni dentro il genoma. Questo, cioè, per la prima volta veramente c'è la tecnologia per entrare nella stanza dei bottoni dell'essere umano o comunque della natura per modificare gli organismi. E questo non con organismi che vengono da un'altra parte, ma lo stesso organismo. Io penso che lì ci si muoverà con estrema prudenza, però è una scoperta che... È un modo per togliere le malattie dal nostro destino. Certamente, questo verrà usato in terapia, però apre scenari. Noi ti terremo qua tutta la durata del telegiornale, però il problema è che c'è una grande aula magna del Politecnico di Torino che è piena di persone, oltre 400 persone ti stanno aspettando per la prima di una serie di conferenze che tu hai pensato, intitolate Prepararsi il futuro. Che cosa vuol dire? Questo è già... iniziato lo scorso anno al Politecnico, anche con studenti dei licei torinesi, perché io ho sempre pensato che la nuova generazione che sta crescendo si troverà di fronte a un mondo che cambierà molto rapidamente in tutti i campi, pensa alla demografia, all'energia, all'ambiente, ma anche alle nuove tecnologie che cambiano le professioni. Devi aprirti a questo nuovo mondo
pieno di problemi ma anche di opportunità. E quindi questi giovani, quando si dice il 2050, boh, qua lontano, i giovani che sono lì nell'aspettarmi avranno 45-50 anni, quindi è il loro mondo. E tu hai selezionato per loro una serie di argomenti. Questo è un ciclo di conferenze a cui partecipano personaggi di altissimo profilo, sono 20 quest'anno, e cercheranno di stimolare anche la curiosità a saperne di più, perché queste cose vanno in streaming e poi possono essere riviste on demand. Quindi cercatele, potete vederlo quindi tra pochissimo. Tutti li possono vedere. Grazie a Piero Angela per averci fatto questo straordinario regalo della sua presenza a Grazie TG a voi. Leonardo. Piero Angela lascia Via Verdi e rapidamente ci raggiungerà qua. Abbiamo qualche minuto da far passare insieme. Ci intratteniamo un momento per vedere una differenza tra il ciclo di quest'anno e quello dell'anno scorso, che peraltro nessuno di voi, credo, in sostanza abbia visto. A noi piace molto cambiare il punto di vista, rovesciarlo qualche volta. Allora, di solito le domande si fanno alla fine. Noi abbiamo pensato di farle all'inizio. Non proprio domande, ma credo che ognuno di voi sia venuto qui con un'aspettativa, con un'idea. Chissà che cosa diranno e chissà invece se diranno quello che mi interessa oppure qualcos'altro. Allora noi abbiamo pensato di chiedere a un campione del pubblico che cambierà tutte le volte, cioè un campione di voi, un piccolo campione di 2-4 iscritti a prepararsi il futuro, abbiamo pensato di chiedere loro le loro aspettative. E abbiamo 2 studenti del Curie, che è un istituto, un liceo scientifico, dico bene, avevo chiesto loro di scrivermi nome e cognome, ma non me li hanno mandati. Sì, ma non con la trasmissione del pensiero, perché noi siamo contro il paranormale, Piero Angela e Dio. Fatto questo, cioè fatto la presentazione tra pochi minuti, appena mi avranno scritto nome e cognome, sono allarmatissimo perché vedo che sono arrivate con delle cartelle dattiloscritte, o meglio, spero, stampate al computer. Mentre qui noi ci aspettiamo delle impressioni, delle curiosità che voi alimentate. Chiederei anche a qualche rappresentante del Politecnico di venire qui. Voi potete sedere dove volete, purché ci sia un microfono davanti. E se i nostri amici del Curie devono prima scrivere i loro nomi, in modo che io li possa citare, voi dite i vostri, proclamateli a quel microfono e sentiamo. Chi siete, di che anno siete e magari anche quale indirizzo pensate poi di scegliere al Politecnico. Buongiorno a voi. C'è un pulsante da premere. Buongiorno. Ecco. Io mi chiamo Pietro Brack del Prever e frequento il secondo anno di ingegneria meccanica. Anch'io frequento ingegneria meccanica, secondo anno, sono Matteo Calò. Allora, oggi il tema è il metodo scientifico. Metodo scientifico verrà trattato in prima battuta da Piero Angela, che stiamo appunto aspettando. E abbiamo però, Piero Angela è un giornalista molto, molto noto, molto famoso, bravissimo divulgatore, forse il migliore certamente che abbiamo in televisione, e ha scritto un sacco di libri, ha venduto milioni di copie. I libri che ha scritto sono più di 30. Sentiremo da lui che cos'è il metodo scientifico, però noi non volevamo un divulgatore, un giornalista soltanto a raccontare che cos'è, volevamo qualcuno che lo pratica questo metodo. E allora abbiamo invitato una ricercatrice, in questo caso, Anna Ceresole, che è qui accanto a me, è un fisico teorico, lavora al CERN, che è questo centro, adesso si dice centro, in realtà è nato come Consiglio Europeo per le Ricerche Nucleari, non è nemmeno più per le ricerche nucleari, perché il nucleo l'abbiamo esplorato da tanto tempo, ormai si parla di particelle che sono ben al di sotto dei componenti del nucleo come dimensioni, ma è comunque il centro di ricerca più importante nel mondo per quel che riguarda appunto la fisica dell'estremamente piccolo. E Anna Ceresole è un fisico teorico, vi ho detto, che quindi ha un suo modo di vedere il metodo scientifico da fisico teorico.
mentre lei, lavorando al CERN, ha intorno migliaia, e dico davvero migliaia, di colleghi che si occupano di esperimenti, che sono quindi fisici o tecnici o ingegneri, moltissimi sono gli ingegneri, che si occupano dell'aspetto sperimentale. Quindi sentiremo da Anna Ceresole un po' come ha fatto la sua carriera. È stata una delle collaboratrici di Tullio Regge, uno dei più illustri fisici teorici del secondo Novecento. Hanno lavorato molto insieme, si occupa di teoria delle stringhe, cioè una delle frontiere più avanzate, più complesse della fisica teorica, e quindi sarà interessante sentire da lei come lavora e come interagisce con i colleghi e le colleghe che sono invece sperimentali, perché c'è anche una piccola rivalità tra queste due parti della fisica, quella che fa queste enormi macchine che poi Anna Ceresole ci farà vedere per usare i fasci di particelle degli acceleratori, in particolare di quello del CERN, che è il più potente del mondo, e i fisici teorici che invece se ne stanno rincantucciati nella sezione teorica del CERN, che sono alcune stanzette con una grande lavagna di solito piena di segni incomprensibili, e poi lavorano con un taccuino e una matita, no? Di solito voi lavorate così, e c'è questa enorme differenza dalla matita alle macchine di 4-5 piani. Quindi sarà interessante, no, Anna, sentire e anche come hai cominciato. Partiamo dagli studenti, intanto stiamo dando tempo a Angela di arrivare con calma. Partiamo da quelli del Curie, che sono Jacopo Savio e Ionella, c'è un nome anche complessi, Ionella Urecheanu, ma è scritto in modo strano, come è il nome, sentiamolo? Sì, è un nome sardo? È sardo il nome, no? Romeno, com'è? Moldavia, benissimo. Allora, Jacopo Savio, o Savio, perché qui sembrano due nomi, di solito si dice prima il nome e poi il cognome. Jacopo è il nome? Allora, Jacopo Savio, scriviamolo sempre così, perché sennò così sembra che stai andando militare, no? Lì ti chiamano prima col nome, prima col cognome e poi con il nome. Qui noi siamo il nostro nome, il cognome è la famiglia, ma noi siamo il nome, no? Allora, Jacopo, cosa ti aspetti da questo incontro? Microfono. Non lo so, sono venuto... Qualunque cosa ti aspetti, perché non hai un'idea precisa di cosa succederà. No, so che il titolo dell'incontro era metodo scientifico, mi sono fatto un po' un'idea su che cos'è per me il metodo scientifico. Sì? E che cos'è? Brevissimamente? Allora, è stato inventato da Galileo Galilei. Sì, è stato uno tra i primi a praticarlo. Uno tra sì. I primi a praticarlo, ed è un metodo che viene utilizzato dalla scienza per far diventare un fenomeno una conoscenza. Sì, cioè sì, per tradurre un fenomeno. Si fanno di delle cui... osservazioni, esperimenti, poi avviene una replicazione degli esperimenti, poi viene fatta un'interpretazione dell'esperimento e infine poi viene fatta una verifica di questo esperimento per vedere se è davvero una cosa fattibile. Ha detto una cosa molto interessante e importante, ha detto, cioè deve essere ripetibile l'esperimento da persone indipendenti. Sì, deve assolutamente essere ripetuto da più persone per ridurre di meno l'errore. Perfetto. E sentiamo allora anche Ionela Urecheanu. L'ho pronunciato bene stavolta? Sì. Ionela, cosa si aspetta Ionela da questo incontro? Ma sinceramente mi aspetto di comprendere al meglio il metodo scientifico. Sì. Scientifico, e se può essere migliorato in qualche maniera. Misurato, cioè se si può... Ah, migliorato. Migliorato. Chiedo scusa perché di qua si sente un po' così. Se può essere migliorato. Sì, è interessante questo, perché il metodo scientifico intanto deve adattarsi alle varie discipline. Una cosa è fare sperimentazioni in biologia, una cosa è farle in fisica, una cosa è farle in chimica e così via. Quindi anche il livello di approssimazione degli esperimenti cambia. Diciamo, l'idea di fondo del metodo no, ma il modo di declinarlo cambia profondamente. E poi ci sono altri problemi più complessi che invece hanno a che vedere con la filosofia della scienza, della conoscenza. Questo non è una cosa che magari affrontiamo oggi. Benissimo, allora adesso sentiamo gli amici del Politecnico, che loro il metodo scientifico lo usano tutti i giorni, quindi che cosa vi aspettate? Okay.
Io mi aspetto soprattutto da studente magari un po' più grande dei nostri liceali degli spunti per poter mettere in pratica in qualche modo il metodo scientifico, perché spesso la teoria è quella che è, le intenzioni sono quelle che sono, ma contano anche dei fondi monetari, contano dei materiali per poter mettere in pratica delle idee, eccetera. Spesso sperimentare, la parte sperimentale del metodo scientifico, che è proprio del metodo scientifico, risulta più difficile. Quindi mi aspetto degli spunti, insomma, per cavarmela in questo senso. Certo, ci ha detto una cosa interessante, cioè il metodo scientifico va benissimo così come ideale, però il modo di metterlo in pratica dipende da tanti fattori che sono contingenti, e uno di questi è anche la disponibilità di denaro, perché alcune cose si possono sperimentare se si hanno a disposizione strumenti tecnologici costosi per poterle mettere alla prova. Rispetto ai tempi di Galileo sono cambiate molte cose, non si tratta solo di lasciare rotolare delle masse pesanti su un piano inclinato, voi usate, vero Anna Ceresole, usate delle macchine molto più complicate, vero? Assolutamente, in realtà non io non uso macchine complicate, come abbiamo detto prima, uso un gessetto, il computer e i colleghi, gli amici per confrontarmi davanti a una lavagna. Però andare in ambienti dove, come il CERN di Ginevra, è uno stimolo infinito, perché c'è tutta un'atmosfera spumeggiante in cui ci sono circa 10.000 fisici, ingegneri e tecnici e persone intorno a te che sono tutte insieme coordinate su una missione unica, che è quella di affrontare i problemi che sono pressanti oggi per l'umanità da tutti i possibili angoli e da tutti i possibili punti di vista. Io in realtà lavoro in Italia per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è un ente di ricerca pubblico che ha sedi, ha praticamente 30 sedi fra laboratori nazionali e sedi collegate con le università, ed ha avuto per me il pregio, dopo aver girato varie istituzioni anche con gran gioia circa 13 anni qua al Politecnico a insegnare fisica di base a ragazzi come voi, aveva per me il pregio di non avere l'obbligo dell'insegnamento, che ho lasciato con grande rammarico, ma avendo una famiglia numerosa e dovendo cercare di gestire le mie esigenze di libertà e di ricerca, ho dovuto fare delle scelte e quindi ho colto questa occasione. Però appunto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è un tipico esempio di come oggi la ricerca si fa connettendosi fra luoghi e persone, quindi università, politecnico, enti di ricerca, enti stranieri, grandi esperimenti vanno tutti collegati e devono agire in completa sinergia, tutti con questa guida di applicare il metodo scientifico. Quello è la grande divisione, quello che fa uno scienziato, anche se, come già hanno osservato questi bravi ragazzi, il metodo scientifico non è più proprio quello di Galileo di 400 anni fa, e ci sono stuoli di filosofi che ci dicono oggi dove sta il confine fra il metodo scientifico e la conoscenza, cioè dove stanno le teorie e dove stanno i modelli. Ci sono grandi distinzioni e c'è qualcuno che si deve scagliare in avanti, come già fece Einstein quando formulò la teoria della relatività generale. Nessuno gli aveva detto di spiegare questo o quell'altro fenomeno. Semplicemente una serie di passi logici lo spinse molto più avanti di quelli che erano gli esperimenti dell'epoca. Lo spinse proprio il rigore logico e matematico, una specie di pulsione intellettuale che lo portò a completare una teoria molto prima che fosse verificata sperimentalmente. Era quasi disinteressato alla prova sperimentale, tanto era convinto di quello che era il risultato ottenuto per la sua bellezza estetica, la sua logicità, la sua coerenza con quello che si conosceva. Sì, e devo dire che mi ha dato molta gioia la scoperta delle onde gravitazionali, perché ci sono voluti 100 anni per avere una prova sperimentale di un fenomeno che era in una delle pagine, delle migliaia di pagine di calcoli che lui fece. E ci sono voluti collaborazioni mondiali, apparati sperimentali di una raffinatezza estrema. Che poi ci farai vedere. Farò vedere qualche piccola foto, così, perché appunto... No, ho portato delle immagini molto interessanti che poi ci commenterà. Sentiamo l'altro rappresentante. Io mi sono già dimenticato i nomi, abbiate pazienza, ma ho una certa età. Pietro. Ecco, benissimo. Allora, che cosa ti aspetti? Io,
Io avevo un dubbio, magari appunto avrò risposta in questa relazione. Il metodo della scienza, il metodo scientifico, nella sua applicazione è diretto e gestito dalla mente umana. Il mio dubbio è: la mente umana ha limiti alla complessità dei concetti che sviluppa? C'è un limite per cui la mente umana e quindi il metodo scientifico poi non può andare oltre, non può scoprire di più? Un esempio... capire, stai domandando se la realtà sia più complessa di quanto non possa essere e quindi comprendere la mente umana. Cioè sì, se ci sia un mondo intorno a noi più complesso della nostra mente, sì, per il quale la mente è inadeguata. Hai un esempio? Sì, ne so molto poco di questo argomento, ma a quanto mi è stato detto, la teoria delle stringhe arriva a concepire 11 dimensioni, se non sbaglio. Comunque, ha un numero abbastanza elevato. Grande. Di dimensioni. Se in futuro o magari per qualunque motivo ci sono teorie che sviluppano ulteriori dimensioni, come affrontiamo la cosa dal punto di vista scientifico? È una bella domanda, per Anna Ceresole, perché la fatta riusciamo ad affrontare? Allora, voi lavorate in un sacco di dimensioni, noi già facciamo fatica a muoverci nelle tre normali che conosciamo, quattro più o meno con la relatività le abbiamo intuite, e come fate voi ad andare a numeri ben più grandi, magari più grandi di quelli che attualmente frequentate? Ma appunto sembra facile a dirsi, ma già Einstein cercava di ragionare se cinque dimensioni avrebbero accomodato meglio una primordiale unificazione delle forze, per descrivere nello stesso schema matematico la gravità con l'elettromagnetismo. Già fece delle prove, ma diciamo, il mio primo messaggio è che per riuscire a fare cose estremamente difficili, come trovare delle leggi unificate per tutte le interazioni fondamentali, uno deve fare dei salti logici, deve spingersi molto più in là, non deve procedere passo passo con l'esperimento e con la logica. E così, diciamo, il fatto di meditare su uno spazio-tempo che non ha quattro dimensioni ma ne ha di più, per un fisico teorico, un fisico matematico che studia questi modelli, non è una grande fatica. Stabilisce un numero di dimensioni che può essere quattro, può essere di più. Il modello matematico che tu studi ti dà dei vincoli stringentissimi. Non puoi fare un mondo in 37 dimensioni. Questo non è possibile. Sembra che appunto con tutta una serie di condizioni e di restrizioni tu puoi formulare delle teorie come quella che si chiama appunto teoria delle stringhe, ma che oggi è una teoria molto più articolata e completamente diversa da quella che è nata una quarantina, cinquantina di anni fa. E soltanto più il 10% degli argomenti nelle nostre conferenze riguarda la vera teoria delle stringhe. Tutte le altre sono modelli di unificazioni dell'interazione che sono semplicemente basati su principi che non sono osservabili come nel nostro mondo attuale, anche perché non devono essere osservabili adesso, erano osservabili all'inizio dell'universo, quando parlavamo di distanze cosmiche dell'ordine della lunghezza di Planck, 10 alla meno 35 metri. Distanze alle quali non possiamo fare esperimenti, così come non possiamo chiedere al nostro universo di esplodere di nuovo per poterlo controllare, per vedere come le galassie si distribuiscono nel cosmo dopo un'esplosione fatta con condizioni iniziali diverse. Quindi ci sono degli esperimenti che non possiamo fare. E per quel tipo di modelli e di indagini dobbiamo basarci sulla matematica, che è un'amica formidabile, come già ci insegnava Galileo. Il rigore della matematica ti aiuta a mettere dei limiti molto stringenti sui tuoi modelli, non solo, ma il tuo modello alla fine, per diventare quello che uno chiama una teoria, deve riprodurre tutto quello che tu osservi intorno a te. Cioè ci devono essere limiti precisi che fanno sì
che il tuo modello, partendo da quante dimensioni vuoi, ma alla fine deve riprodurre il sole che splende esattamente come fa, la propagazione di un raggio laser, la mela che cade verso il basso e tutta una serie di vincoli sperimentali che sappiamo ormai controllare con una precisione infinita. Macchine come il CERN di Ginevra, ma anche quelle che abbiamo in Italia. Arrivano tranquillamente alla nona cifra decimale, cioè una parte sul miliardo all'incirca, su molti esperimenti, non su tutti. Esatto, quindi noi in realtà quello che speriamo è che qualcosa vada storto rispetto ai nostri modelli, cioè noi siamo lì per aspettare che qualcuna delle nostre teorie così ben sperimentate e conosciute ci dica che qualcosa non va, ci dica che qualcosa di quello che osserviamo non torna. E così bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo. Dunque, Pierangela è arrivato, sta per arrivare qua, quindi adesso io gli cederò questa poltrona e questo microfono. Però io mi sono anche accorto che oggi abbiamo fatto così saluti molto informali. Io in realtà voglio salutarvi anche ufficialmente e salutare anche tutti gli amici che ci stanno seguendo in streaming, perché questa serie di incontri è trasmessa in diretta streaming, quindi si può vedere anche da lontano, da qualsiasi parte del mondo oggi, grazie a internet, è una delle grandi mutazioni del nostro tempo. E poi può essere rivista perché va a finire in un archivio dove tutte queste conferenze si accumuleranno e formeranno una specie di libreria o di biblioteca dove voi potrete andare a consultare le cose che vi interessano di volta in volta. Quindi tanti auguri anche a coloro che ci seguono in streaming e grazie di essere davanti a un computer in questo momento per noi. Credo che adesso Piero Angela sia davvero vicino a noi, mi guardo intorno per capire se qualcuno lo sa, ma Piero Angela dovrebbe essere vicino a noi, non mi diceva, no? Dovrebbe essere in arrivo. Benissimo, sta salendo, tra poco si manifesterà, avremo questa apparizione e naturalmente io gli cederò subito la parola. Di lui vi dirò solo due cose. Brevissimamente, abbiamo lavorato tanto tempo insieme e mi sono reso conto del suo estremo scrupolo nel raccontare la scienza. Un episodio ve lo voglio dire: una volta lavoravamo a un programma sulle cose spaziali, bisognava ricostruire 100 metri quadrati di luna negli studi di Via Verdi, negli studi RAI dai quali proviene. Piero Angela è stato attentissimo a tutte le sfumature di colore. Lascio la parola al rettore. Allora, grazie a Piero Angela che ci ha raggiunti, è una vera corvée, buongiorno Margherita. E la parola al rettore per un saluto. Il Politecnico di Torino anche quest'anno ci ospita, ci mette a disposizione le sue strutture, ci aiuta nello streaming insieme con Centro Scienza, che è un'associazione che esiste a Torino da molti anni e che, come sapete, coordina gran parte delle attività di diffusione della scienza nella nostra città e non soltanto. Cito Giovedì Scienza, le settimane della scienza, la notte del ricercatore, quando la si fa, quest'anno non è stato così, e così via. Prego, do la parola al rettore per un saluto. Intanto Piero Angela ha il tempo di ambientarsi, sappiamo che oggi per lui è una giornata davvero tutta di corsa. Prego Piero, e gli lasciamo poi subito la parola dopo avergli dato il tempo di prendere fiato. Prego. Uso questo e molto rapidamente perché abbiamo già atteso un pochettino per l'inizio di questo evento. Tanto benvenuti al Politecnico di Torino, molti di voi sono del Politecnico di Torino, chi è del studente al Politecnico di voi? Eccoci qua. Sono sufficientemente mischiati con studenti delle scuole superiori. Chi è delle scuole superiori? Perché ecco, tutti laggiù in fondo. Perfetto, abbiamo un bel mix. Quello che dicevamo stamattina in conferenza stampa assieme al dottor Angela e a tanti che hanno aiutato questo evento a ripetersi e ampliarsi quest'anno è che questo tipo di informazioni e le riflessioni che nasceranno presso di voi non appartengono a una fascia della formazione,
possono contaminare tutti i percorsi formativi, io penso anche le medie, anche le elementari, perché uscire da logiche e aprirsi al futuro, all'innovazione, al comprendere una società sempre più difficile da comprendere, ma che è anche stimolante perché richiede soluzioni che sarete voi, il futuro del paese, a elaborare, necessita di questi momenti di riflessione. Necessita che si discuta insieme di qualcosa che neanche noi professori riusciamo completamente a concepire e a insegnarvi. Per cui l'università come la mia, ma io penso anche le scuole superiori, ero poco fa con una preside di Pinerolo che apre con noi un laboratorio di questo tipo dove mettere insieme a lavorare studenti di diverse fasce, diverse discipline per cercare soluzioni, abituarsi a lavorare in gruppo per trovare soluzioni. Questa è la novità che ci aspetta. Noi dobbiamo cambiare in università il modo in cui insegniamo, dandovi più modo di lavorare tra di voi e con professionisti che vengono dalla frontiera della vita reale, non semplicemente noi professori. E questo evento può essere di stimolo e mi piacerebbe l'anno prossimo provare a far sì che a valle di queste conferenze nascano degli hackathon. Non so, qualcuno di voi sa cos'è un hackathon? Questi lavori di 24 ore di gruppi di voi che provano a pensare soluzioni ai problemi che nascono. Allora, proveremo a mettere insieme anche questo per l'anno prossimo. Auguro al dottor Angela e agli oratori oggi il massimo del successo nel toccare i cuori e le menti di questi studenti e al ciclo di conferenze che anche quest'anno avrà luogo e sarà replicato anche in altre città. È partito l'anno scorso qui al Politecnico, ma quest'anno sarà anche a Napoli, a Roma e a Trento. Il massimo del successo. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a lei, grazie al rettore professor Saracco, e lasciamo ancora qualche minuto di riflessione a Piero Angela per raccontargli la puntata precedente, cioè mentre eri al TG Leonardo, naturalmente ti abbiamo seguito in diretta, abbiamo ascoltato le cose che hai detto. Poi quando tu sei salito su un'auto che ti ha portato qui, abbiamo incominciato a parlare con gli studenti che sono qui accanto a noi e abbiamo parlato un po' su che cosa si aspettano da questo incontro, quale motivazione li ha portati qui, sapendo che oggi l'argomento è il metodo scientifico. E abbiamo sentito, su questo appunto volevo informare anche Piero Angela, appunto, che abbiamo sentito che il metodo scientifico è tendenzialmente a loro ben noto, ma si domandano se non subisca nel tempo delle mutazioni, se non si debba adattare alle varie discipline. E nello stesso tempo c'è stata una domanda molto interessante di uno studente del Politecnico, anche se molto complessa, ed è una domanda che riguarda se ci siano dei limiti alla conoscenza, cioè se la nostra mente abbia dei limiti che non le consentiranno mai intrinsecamente di abbracciare tutta la complessità dell'universo. Quindi questa è una domanda che forse è più filosofica che scientifica, però dice della curiosità che vi ha guidati qui. E la ricerca scientifica è essenzialmente una cosa guidata dalla curiosità. Una delle cose che diceva Einstein, già citato, è che se c'è una cosa bella nella scienza è che consente di rimanere sempre bambini, quindi sempre curiosi e sempre disposti anche a qualcosa di nuovo, a qualcosa di inaspettato. Vi dicevo un attimo fa Anna Ceresole che loro si aspettano un risultato dall'esperimento che se viene rende molti contenti, ma se non viene rende tutti più contenti. Perché allora è segno che c'è un'incrinatura, c'è una crepa nella conoscenza che si credeva di avere e c'è quindi uno spiraglio da cui guardare di nuovo in modo diverso i problemi. Ed è proprio quello spiraglio lì che suscita la curiosità degli scienziati ed è quello che li guida a immaginare il passo successivo. Io vi intrattengo ancora un attimo perché è meglio rivelare il dietro le quinte. Credo che Piero Angela non trovi in questo momento gli appunti che magari sono rimasti alla RAI
e allora sta rapidamente prendendo degli appunti per avere almeno i dati essenziali della conferenza. Lui la può fare a occhi chiusi, ma naturalmente almeno un certo ordine agli argomenti e alla scaletta bisogna darlo. E un aspetto interessante del metodo scientifico è già venuto in luce poco fa, perché abbiamo visto che il metodo scientifico nasce sostanzialmente all'inizio del 600 con Galileo e con la possibilità di fare delle osservazioni anche con strumenti più precisi che prima non erano disponibili, quindi strumenti, esperimento preciso e idea da verificare vanno abbastanza di pari passo. Di solito l'idea, come ci ha detto Anna Ceresole, precede l'esperimento e in qualche modo anche detta le strade ai fisici sperimentali, nel caso suo, dove andare a guardare, dove andare a indagare. Ma comunque allora le cose erano relativamente semplici, bastavano esperimenti fatti con mezzi modesti, non grandi investimenti. Anche immaginare gli esperimenti era più semplice. Sappiamo che Galileo ha immaginato gli esperimenti bellissimi, anche ideali, non immediatamente realizzabili. E questo lavorare con gli esperimenti ideali era tipico dei fisici teorici, è tipico dei grandi fisici teorici. Einstein faceva essenzialmente esperimenti ideali. In questo senso anche la distinzione tra esperimento e teoria non è poi così netta. Einstein ha immaginato di rincorrere un raggio di luce correndo alla sua stessa velocità e ne è nata la relatività speciale, quella che ha pubblicato nel 1905. Ha immaginato che lo spazio venisse curvato dalle masse che si trovano immerse in questo spazio, quindi che le stelle deformassero lo spazio e quindi che la luce dovesse seguire questi percorsi curvi e non rettilinei, in quanto vincolata a seguire la geometria dello spazio, e la geometria a dettare le leggi nella relatività generale. E questo è un esperimento mentale che lui ha fatto partendo da una cosa singolare, cioè che cosa mi succederebbe se fossi in un ascensore che immediatamente all'improvviso perde i suoi cavi che lo trattengono e va in caduta libera. Beh, gli succederebbe una brutta cosa, però c'è un certo tempo durante il quale nella caduta libera Einstein e chiunque di voi sarebbe senza peso. E lì è nato il concetto anche di equivalenza che è uno dei fondamenti della relatività generale. Ecco, questo è per dire che c'è un'interazione tra esperimento e teoria, tra intuizione e modo di verificarla, che è abbastanza stretto, non c'è questa separazione così netta. Ma noi dobbiamo partire, questo è un po' un punto di arrivo ed è un punto più filosofico. Partiamo invece proprio da che cos'è la scienza. E Piero Angela ha dato un titolo bellissimo alla sua conversazione che si rifà a una battuta di Confucio. E adesso gli lasciamo la parola. Bene. Grazie molte per l'accoglienza, sono un po' in ritardo, ma avete visto che era giustificato il mio ritardo per dare anche visibilità a questa iniziativa. Benvenuti a questo ciclo, grazie di essere venuti tutti numerosi e riempire tutti gli spazi. Spero che lo farete anche nelle prossime settimane, nei prossimi incontri, perché sappiamo che quando poi cominciano gli esami si cominciano a vedere dei buchi e devo dire che questo è molto scoraggiante per persone come quelle che avete visto nel programma, che fanno molta strada, vengono qui per spirito di servizio, proprio perché voi siete degli studenti speciali, molto selezionati, e quindi vedere che poi la gente non c'è è molto frustrante. Quindi vi pregherei di essere sempre presenti. È un piccolo sforzo, ma è anche nel vostro interesse. Detto questo, intanto ringrazio Piero Bianucci, che probabilmente conoscete, è un vecchio, tra virgolette, giornalista, perché anche lui ha la barba bianca, giornalista della Stampa, che per tanti anni ha diretto il Tutto Scienze, che
che veramente era l'unico inserto scientifico valido nel panorama nazionale dei quotidiani. E quindi si impegnò tantissimo in tutte le manifestazioni, e in questa in particolare, ed è molto bravo. Io dico sempre che è molto più bravo di me, ma io sono più conosciuto perché faccio la televisione. Beh, detto questo... Allora, intanto, piccolo episodio divertente, che avevo preparato degli appunti per questa, che erano in questa cartellina e non ci sono più. Andrò così, a ruota libera. Perché, sapete, io ricordo che tanti anni fa, qui in Piemonte, ci fu, ma parliamo più di 50 anni fa, una manifestazione in un piccolo paese dove erano riuniti tutti i sindaci della zona per un convegno al quale partecipava l'allora ministro, il primo ministro Fanfani, quindi era un evento importantissimo. C'era naturalmente tutta questa popolazione, i sindaci con la fascia tricolore, la RAI, l'inno di Mameli, questo povero uomo di sindaco locale, e gli era venuto evidentemente il micropanico. Si era studiato a memoria il discorso. Vi consiglio mai, mai fare questo, mai studiare a memoria un discorso. Quello che a un certo momento si è inceppato, non riuscì a più andare avanti, perché come recitare una poesia, se ti manca una parola, poi si è preso dal panico ed è stata una scena terribile che è registrata perché c'era la RAI. E questa per me è stata una lezione, mai, mai. Quello che è importante invece è prepararsi degli appunti per la sequenza, soprattutto se si deve parlare a lungo, perché bisogna dire un certo numero di cose, ma bisogna concatenarle in modo che il discorso sia fluido, che si passa da una cosa all'altra. E per questo è importante avere degli appunti. Io non ce li ho, e quindi andrò avanti così. Senza rete. Bene, allora, detto tutto questo, cominciamo a parlare. Oggi il tema è, il titolo della mia conferenza è sapere quello che si sa e non sapere quello che non si sa, o meglio, sapere quello che non si sa, che poi è un po' la stessa cosa ma un po' diversa. Questo si attribuiscono a Confucio tante frasi, anche questa. E c'è una grande saggezza dentro. Perché, e questo vorrei cominciare proprio da qui, la scienza ha questa caratteristica rispetto a tutte le altre attività intellettuali umane, quella di dire solo le cose che conosce e che sono state provate. Tant'è vero che uno scienziato può dire tranquillamente non lo so, ma un politico potrebbe dire non lo so. No, comunque una risposta la deve dare. Ma anche noi nei nostri colloqui non vogliamo mai fare la figura di quello che non lo sa, cominciamo a divagare, eccetera. Oppure diciamo delle cose. Invece la scienza ha questa caratteristica perché ha un metodo che è quello che purtroppo non viene insegnato. Io quando ero studente, sono torinese, ho studiato al D'Azeglio. C'è qualcuno qui del D'Azeglio? Rarinantes. E anche il mio liceo, bravi. E ai miei tempi, ma credo che sia sempre così, anche all'università, si insegnano le scienze, ma non si insegna la scienza. Sembra un gioco di parole, ma non è così. Non si insegna il metodo della scienza, la sua etica, la pervasività della conoscenza. E anche non si spiega bene il ruolo diverso della scienza e della tecnologia. Soprattutto nella cultura corrente si fa un po' confusione, si attribuiscono agli scienziati
dei problemi che non ha niente a che fare. La scienza è conoscenza. Se voi ci pensate, tutte le cose che noi sappiamo derivano proprio dalla ricerca. In fondo la scienza è il piacere di capire, di scoprire, ed è filosofia. Infatti continua proprio il grande filone tenue in realtà che attraversa la storia, è quello dei filosofi naturali. Una volta i ricercatori si chiamavano filosofi naturali, che cercavano di rispondere alle domande osservando la natura, certo, ma però con delle risposte a volte intelligenti. E quindi le domande che poi tutti si sono posti nel corso della vita, da dove è nel corso della storia, da dove viene l'universo? Astrofisica. Come è nata la Terra? Paleogeologia. Come è nata la vita? Biochimica. Come è nato l'uomo? Paleontologia umana. Cosa c'è dentro la materia? Fisica. Cosa c'è nell'intimo della materia? Fisica delle particelle. Perché siamo diversi? Genetica. Che cos'è il cervello? Neurofisiologia. E il comportamento? Psicobiologia. Ma vedete che tutte le domande che anche noi ci poniamo hanno nella scienza persone che si occupano, che cercano di capire. Con delle risposte parziali, provvisorie. La scienza non ha mai delle verità con la V maiuscola, ma sempre con la V minuscola. Cioè vuol dire verità provvisorie, però verificate. E il suo metodo è proprio questo. Se uno scienziato fa una ricerca che contribuisce alla conoscenza generale, oggi non ci sono più scoperte epocali, si scopre che la Terra è rotonda o che il Sole è una stella, però ci sono ricerche sempre in dettagli che possono aprire qualcosa e scoprire. Tra l'altro va detto una cosa interessante, che la scienza in realtà cosa scopre? Delle cose che esistono. È come dire scoprire l'America. Quando si dice Colombo ha scoperto l'America, ma l'America c'era già, non è che l'ha scoperta lui, l'ha scoperta, ma è così è anche la scienza. La meccanica quantistica, le particelle si comportano sempre così, solo che abbiamo capito i raggi X c'erano già prima, le onde radio ci sono da prima, le onde gravitazionali sono tutte cose che si scoprono, è importantissimo, ma che esistono, mentre la tecnologia inventa cose che prima non esistevano, delle macchine, delle ruote. È mai esistita una ruota in natura? È curioso, perché anche tra gli animali mai nessuno si muove su delle ruote, si muovono in modi più diversi. E poi naturalmente i farmaci, che sono una tecnologia. Naturalmente scienze e tecnologie si incrociano, perché poi dal sapere, dalle conoscenze, nascono le applicazioni, ricerca e sviluppo. E quindi nascono tutte le cose pratiche che servono all'industria, alla medicina, a tutti i campi di applicazione. Non solo, ma la tecnologia a sua volta dà gli strumenti alla scienza per ricercare, come il microscopio, come il telescopio, senza i quali non si potrebbe esplorare né il microcosmo vivente né le galassie lontane. Allora, però è bene distinguere queste due cose molto diverse tra loro. Scienza uguale ricerca, piacere di scoprire, filosofia. Tecnologia uguale industria, profitto, economia, ambiente, tutto quello che in qualche modo crea vantaggi e anche problemi. E allora, per questo la scienza ha questa forza di poter affermare delle cose, perché chiede sempre che le cose siano verificate e controllate.
Dicevo prima che se voi fate una ricerca di qualunque tipo e scoprite qualcosa di interessante e fate una pubblicazione, non è che si pubblica come su un giornale. Se il tale ha scoperto, la scienza non è così. Bisogna passare attraverso una serie di tornelli, poi sentiremo meglio come avviene questo in pratica, o anche con dei problemi, ma in sostanza c'è una verifica continua per cui voi mandate la vostra ricerca a una rivista prestigiosa, perché poi sono quelle che certificano, che si stampi, visto si stampi. E quindi grandi riviste internazionali, le quali invece prima di pubblicare mandano questa ricerca a una serie di collaboratori che si chiamano referees e che sono dei giudici, degli arbitri, degli esperti di grande valore, esperti in quel particolare campo, che fanno i loro commenti. I commenti possono essere positivi e quindi si pubblica, o negativi, quindi no, guardate questa roba qui così com'è, non funziona. Oppure dei suggerimenti per migliorare, per meglio precisare. Quando è passato attraverso questa serie di controlli, l'articolo può essere pubblicato. Alle volte passano tempi molto lunghi tra avanti e indietro. Adesso c'è un po' la tendenza a pubblicare subito, ci sono interessi di concorrenza commerciale, quindi anche gli scienziati stanno un po' attenti a che non si deteriori questo sistema. Ma insomma, allora cosa succede? Che una volta che viene pubblicata, bisogna che gli altri rifacciano lo stesso esperimento e abbiano gli stessi risultati. Se non è così, cominciano a sparare. Cioè, paradossalmente, chi pubblica offre, spiegando tutto il suo procedimento, offre agli avversari le pallottole perché gli sparino addosso. E questo è un sistema di selezione che permette quindi di arrivare al setaccio galileiano che distingue le cose che funzionano da quelle che non funzionano. Ecco il bello della scienza. Perché questo è un metodo che si applica in tutte le cose. Cioè, quando qualcuno vi racconta qualcosa, ma nel nostro mestiere, per esempio, se è fatto bene, alle volte sì, alle volte no, ma insomma, la regola, la deontologia, è quella di verificare le fonti. Cioè, sapere se una notizia che arriva è corretta oppure no. Nel campo poi della divulgazione scientifica c'è tanta roba strana che gira, poi oggi sulle reti è ancora più strana, e quindi uno non deve prenderla per buona e pubblicare. Il professor tal dei tali dell'università, il dottor, non vuol dire niente. Qui le persone non contano. Contano le verifiche, i controlli che sono stati fatti e da quale fonte. Ecco, è per questo che nel corso dei secoli e dei decenni la scienza ha potuto costruire un corpo solido di cose note, di conoscenze, di piccole verità che permettono poi, come una specie di attrattore e di moltiplicatore, di diffondere e di ampliare sempre più l'orizzonte delle conoscenze. Ecco, questo non si spiega, e quindi non si spiega anche il ruolo fondamentale della conoscenza delle persone che lavorano in questo campo. L'apporto fondamentale che dà la ricerca per sviluppare non solo lo spirito critico, ma anche proprio il paese. Alle volte si dice, ma la fanno già gli americani la ricerca, tanto che dice, poi serve. Sì, ma mica te le danno grassi, perché le applicazioni che si fanno hanno i brevetti, ormai sempre più. Io ricordo, sono andato qualche anno fa a Cambridge, in un'ala dove c'era ricerca d'avanguardia, tutti questi di nanotecnologie, di computer, eccetera. Allora, ho incontrato un italiano, un fisico, che in realtà era cittadino americano e che era lì per annusare tutte le cose nuove che si stavano preparando,
perché intanto questi ricercatori brevettano le loro scoperte insieme all'università e c'è una fungaia di piccole aziende che sono nate in funzione di quello che viene scoperto. E lui diceva: questa roba qua mi serve per quel tipo di aziende, eccetera. In sostanza, la ricerca applicata, che è poi quella che trasferisce le conoscenze nelle macchine, permette a un paese di essere all'avanguardia, di arrivare per primo a una certa tecnologia. E poi non fare ricerca di base sarebbe come dire: ma allora tanto qualunque cosa, noi limitiamoci a fare i camerieri, perché tanto facciamo un paese di alberghi, di sole, di spiagge. Quindi è importante che un paese abbia non solo la ricerca applicata, ma quella di base, che viene purtroppo molto poco finanziata. Noi siamo molto indietro, la metà circa degli altri paesi, dovuto anche al fatto che le aziende non finanziano la ricerca. In Giappone la gran parte dell'investimento è fatto proprio da aziende che investono nell'università. E poi c'è il fatto che questa ricerca, e questo è un aspetto sul quale bisogna molto riflettere, si applica anche ai farmaci. Un farmaco non può uscire così come un prodotto qualunque, come le caramelle. Deve passare anche lui attraverso tutta questa serie di tornelli, di fase 1, 2, 3, quindi non tossicità, efficacia, e poi la fase clinica. E tra l'altro questo richiede tempi molto lunghi. Purtroppo esistono ogni tanto delle terapie che vengono fuori, non so se voi eravate ancora giovani, ma il caso di Bella forse qualche cosa vi dice, che era una terapia anticancro miracolosa che in realtà non funzionava. E però ci fu una grande levata di scudi da parte di malati, parenti, associazioni, purtroppo anche radio e televisioni, per sostenere questa cura e fare sì che fosse rimborsata dal Servizio Nazionale Sanitario. E ci furono poi anche delle sperimentazioni e tutto finì. La cosa però veramente sconcertante fu che non solo una parte della stampa si schierò, minoritaria direi, a favore di Di Bella, e anche i programmi televisivi, ma i dei giudici imposero che questa terapia fosse applicata e rimborsata dallo Stato. E quindi la mancanza di una cultura scientifica fa sì che si incorrono in questi casi che sono frequenti. Poi abbiamo visto il caso Stamina, dove è successa la stessa cosa. La cosa interessante è che queste cose non avvengono solo in Italia. Prima c'era stato il Siero Bonifacio, c'era stato il Siero Vieri, che anche quello che è venuto poi fuori, che era alcol, aceto e qualcos'altro, che era un liquido misterioso che guariva il cancro. Ma dicevo, tanti anni fa, 30-40 anni fa, la American Cancer Society, che è l'associazione americana per l'aiuto alle cure del cancro, fece un identikit di questi tipi di personaggi che propongono cure miracolose. Solitamente sono persone che non fanno parte del mondo della ricerca. Magari sono laureate anche in biologia, ma sono un po' dei battitori liberi. Non pubblicano le loro ricerche sulle riviste, perché siano controllate da esperti. Spesso non vogliono neanche spiegare in cosa consistono le loro ricerche.
non, invece di rivolgersi a degli esperti, si rivolgono ai giornali, alle televisioni, ai settimanali, i quali magari stampano scoperta clamorosa. Quando ci fu il caso di Bella, io andai a Milano a parlare con il professor Veronesi e Garattini. Non eravamo in onda per quarto, comunque volevo parlarne per capire. Quando andai con i taxi sia all'istituto di Veronesi che a quello di Garattini, i tassisti che mi avevano riconosciuto mi dissero: lei cosa pensa del caso di Bella? E io chiesi: cosa pensa lei? Quello è un Galileo che ha capito, perché è una persona onesta, non vuole prendersi soldi che prendono le grandi compagnie multinazionali, però lo osteggiano, perché lui allora metterebbe in crisi tutti i guadagni. Cioè c'è questa mentalità per cui uno che dice una cosa qualunque e ovviamente la comunità scientifica lo azzera, e viene considerato un eroe solitario, Golia, Davide contro Golia, e quindi tutti e due i tazzisti. Questo mi colpì molto. In quell'epoca tutti facevano trasmissioni su questa cosa, invitando questo ricercatore, che era poi un medico che si occupava di fisiologia del gusto nel gatto, quindi anche argomenti diversi. Non aveva un curriculum nel campo dell'oncologia. E tutti lo invitavano però in trasmissione perché l'audience si alzava. E questo è un altro problema. La cosa è che in trasmissione vengono invitati anche degli esperti, e in quell'epoca ci furono molti casi, per avere i due pareri di Bella e degli oncologi, i quali uscivano forenti dalla trasmissione perché non riuscivano assolutamente a dialogare con queste persone. Sì, non si può in una trasmissione televisiva, ognuno dice ho ragione io, e allora c'è un sistema di controllo che non puoi fare come un dibattito politico. Dico questo perché io fui accusato a un certo punto per un programma che avevo fatto insieme a un mio collaboratore Gian Gipoli, un programma molto critico sull'omeopatia. L'omeopatia, apro una parentesi per spiegare che cos'è, perché voi vedete farmacia, prodotti omeopatici, omeopatia, come dire, è una branca della medicina e dei farmaci. Quella roba lì non è niente. Allora, io feci questo programma parlando naturalmente con scienziati di primissimo piano, gente che ha fatto. Questa omeopatia non ha mai dato dei risultati provati sotto controllo. Allora, il principio è questo, è una cosa della fine del Settecento, non è una furbata di oggi, è una cosa vecchissima. Quando non c'era nessun rimedio, siccome quello che davano i malati faceva male, perché allora si vede anche dei disegni e dei quadri dell'epoca, e si usavano delle purghe con dei stiringoni che disidratavano il malato, si facevano i salassi, serviva a niente, per togliere il sangue marcio, perché la malattia era qualcosa che era nel sangue, bisognava togliere. Questa omeopatia che non faceva queste cose, il malato stava meglio che facendo quelle altre cure. Soprattutto c'era una suggestione, il famoso effetto placebo, che esiste non solo con gli finti farmaci, ma con qualunque farmaco. Quindi si aggiunge anche alla cura vera un effetto di disposizione psicologica che ti fa star meglio. Quindi consiste in questo l'omeopatia: prendere una sostanza che in teoria dovrebbe essere la stessa che ti procura il male, ma se non sai qual è la sostanza che ti procura il male, come puoi fare una
comunque delle sostanze strane, e si mette in un contenitore, in una fiala o in un tubo, dove metti un centesimo di questa sostanza madre e 90 parti d'acqua. Quindi si scuote verticalmente 100 volte, si butta via il 99% del contenuto e si rimette il 99% d'acqua. Quindi alla prima diluzione, alla prima si aveva un centesimo, alla seconda si ha un centesimo di un centesimo, cioè un decimillesimo. Alla terza un milionesimo della sostanza iniziale. Nella quarta un centomilionesimo. Nella quinta un decimiliardesimo. Insomma, si va avanti. Alla tredicesima succussione rimane poi solo più... si arriva al numero di Avogadro, perché le molecole sono tante ma non sono infinite. E quindi lì non c'è più statisticamente niente della sostanza iniziale. E si va avanti, perché la teoria dice che più è diluito e più fa bene. Allora, qualcuno ha detto, ma scusate, è come se prende del Barolo e metti un centesimo di Barolo, 99% d'acqua, e ogni volta alla fine dice, ma è più buono, perché più diluisci e più è Barolo. E quindi questa roba qui alla fine è solo acqua, non solo, ma viene poi imbibita in una pillola, e quella sarebbe la cura. Allora è evidente che già c'è molta magia dentro tutto questo, ma poi dice, non si sa mai, ma che dai, proviamo, però non funziona. Allora, avendo fatto questo servizio critico, io sono stato accusato e rinviato a giudizio, perché anche questo, cioè i giudici hanno detto, ma qui, anziché ricevere un elogio, dice, bravo, finalmente qualcuno che spiega un po' le cose come stanno. E quindi sono andato a giudizio, sempre assolto per fortuna, perché poi lì non si sa mai come va a finire le cose. Ma mi ero munito di una serie di lettere, sai, come le cameriere di referenze, e ne avevo due o tre importanti. Una era della Rita Levi Montalcini, che diceva che l'omeopatia non solo è una non cura, ma è potenzialmente dannosa, perché può deviare da cure efficaci. E questo è successo. Gente che è morta perché non si è curata, prendendo queste pillole di acqua. E l'altra di Dulbecco, altro premio Nobel, che diceva addirittura in modo molto lapidario, sono pasticci senza alcun valore. E allora poi anche Veronesi, un po' sono tutti grazie a Garattini. E quindi per fortuna avevo queste pezze d'appoggio, perché uno dei magistrati mi attaccava molto, e ho capito poi perché, parlandogli dopo, è che lui si curava con l'omeopatia, lui e la famiglia. Allora, dico questo perché cosa è successo? Che in questi dibattiti, dove è stato interrogato tanto, tante volte, una delle accuse, non solo che avevo detto che era acqua fresca, in realtà non l'avevo detto io. Io non mi permetterei di dirlo, perché non lo posso affermare, ma l'ha detto uno scienziato, un immunologo molto importante. Ma l'accusa era che la RAI, che è un servizio pubblico, doveva, proprio per la sua natura, dare la voce anche ai medici omeopati, perché sono loro che mi hanno accusato, per la par condicio, su un argomento di interesse generale forte, come era anche in quel momento l'omeopatia, bisogna sentire le due campane. Cosa che io non ho fatto, perché io non ho invitato nessun medico omeopata, per la ragione che dicevo prima. Tu hai accesso all'informazione scientifica, se hai dimostrato quello che dici. Se non lo hai dimostrato, non puoi chiedere
di venire a dire cose che non sono state controllate, né verificate, né che hanno dimostrato di essere efficaci. E in quell'occasione ho detto, è come se io invitassi due interlocutori, uno sostiene che la Terra è rotonda, l'altra che la Terra è piatta. Adesso giudicate voi. Non è così, non è come la politica. Nella scienza non c'è la par condicio. E venne fuori poi questa frase che oggi viene spesso ripresa, che la scienza non è democratica. Cioè non è che tutti possono dire quel che vogliono e ognuno conta per quello che dice. Ognuno che parla deve portare le pezze d'appoggio di quello che dice. Insomma, ho detto questo per spiegare che anche a livello poi della vita, non è solo nei laboratori che bisogna seguire questa procedura, è che se non la si conosce, poi va sotto processo quello che cerca di fare servizio pubblico, di dire attenzione, questi farmaci non sono stati dimostrati. Tra l'altro io avevo un esempio anche nella redazione, perché un mio regista mi ha chiesto a un certo punto se conoscevo un bravo oncologo per un tumore al seno di sua cognata. E io dico, certo, ma cos'è successo? E mia cognata si è curata per questo tumore al seno con l'omeopatia. E poi io gli ho chiesto notizie sull'evoluzione, e no, purtroppo era troppo tardi, è morta. Di questi casi nascosti ce ne sono tanti, ma comunque anche senza morire non è una cura. Eppure vediamo scritto omeopatia e la gente si cura con queste cose o pensa di curarsi. Perché il metodo della scienza non è diffuso. Allora se uno già nella scuola capisse queste cose qui, tante cose non succedono. Questi esempi però erano semplicemente per zigzagare nel mondo della ricerca e dell'informazione, per spiegare che nella scuola purtroppo queste cose non vengono spiegate e soprattutto non vengono spiegati gli effetti della tecnologia. Io ho scritto molti libri, ho fatto tanti programmi, tante conferenze per spiegare che la tecnologia ha cambiato il mondo, ma questo lo sappiamo, sembra una banalità, ma meno banale è pensare al fatto che tutti i nostri nonni e bisnonni, e mio padre, per arrivare a una generazione molto vicina, non potevano andare a scuola. Tutti voi, se 150 anni fa, sareste stati dei contadini analfabeti a lavorare nei campi con una vita poco lunga, grama, morendo di una prima infezione grave che potevate prendervi e senza la possibilità di avere dei lavori che non fossero manuali. In Italia 70-80% a seconda delle ragioni si trovavano in questa situazione. Quando sono nato io, dunque io sono molto vecchio, pensate che quando sono nato io, Lindbergh, quello che ha fatto la prima trasvolata dell'Atlantico, era appena tornato e aveva compiuto il suo viaggio. E Umberto Nobile aveva da poco finita la sua tragica impresa col dirigibile al Polo Nord e la speranza di vita era 52 anni. L'analfabetismo a quell'epoca era il 20%, cioè una persona su 5 non sapeva neanche fare la firma. Ci sono i registri di matrimonio dell'Ottocento in cui si vede che la grande maggioranza delle spose firmava con una croce,
cioè neanche la firma era in grado di fare. Tutti gli altri, poi ve lo parliamo, non è che fossero laureati in lettere, era gente che aveva comunque analfabetismo di ritorno, sapeva forse scrivere due righe, ma non di più. Questo vuole dire anche, questo è importante, che essere analfabeti vuol dire essere dei sudditi, non dei cittadini. La democrazia è una conquista che si ottiene attraverso lo sviluppo tecnologico. Io alle volte voglio scandalizzare un po' le persone dicendo che anche la liberazione femminile, che voi conoscete oggi, è un sottoprodotto del petrolio. In che senso? Nel senso che solo l'energia, di cui il petrolio è un simbolo, può permettere alla gente di cambiare. Infatti è solo quando arrivano delle ruote che girano nei campi che il lavoro manuale comincia a diminuire. Dallo 70% dell'unità d'Italia oggi è meno del 4%. In America meno dell'1% è detto l'agricoltura. Tutti gli altri sono passati all'industria e anche lì si sta tutto automatizzando. La maggior parte delle professioni di oggi, a cominciare da quelle che fate voi, che la vostra è una professione, quella di studente, ma tutto quello che voi consumate è gratis, perché voi, né io né noi, ma neanche tutti quelli che fanno un lavoro intellettuale, non producono né cibo, né oggetti, né servizi, né commerci, niente. Consumano per 10, 15, 20 anni. Su questo tema ritornerò poi in una conferenza in particolare, andando un po' a fondo su questo concetto. Ma se voi pensate, anche i giornali sono una tecnologia. Anche la radio, la televisione e il web, tutte cose che informano. Allora i cittadini vanno a scuola, sono informati, hanno un reddito più alto, possono aggregarsi, creare delle opinioni, votare, e quindi nasce la democrazia. La democrazia non è mai esistita, tranne alcuni momenti di democrazia assembleare di una ristretta minoranza di persone. Vabbè, questo poi ne avremo modo di parlarne, perché questo è uno dei miei pallini, perché incide profondamente anche con la politica, perché la politica, come io sostengo in vari libri, di cui uno si titola A cosa serve la politica, non in senso spregiativo, perché ne parlo bene, ma della buona politica. La politica non ha mai creato ricchezza nel corso dei secoli, dei millenni. La gente è sempre rimasta povera, analfabeta, malata, vita breve. Oggi tutto esplode. Tra l'altro c'è questo problema che la tecnologia crea non soltanto questi vantaggi di cui abbiamo parlato, ma grossi, grossi inconvenienti. Il primo e più visibile è quello dell'ambiente. Ma questo non è colpa della scienza, non è neanche colpa della tecnologia, ma di chi lo usa male. E andiamo sul comportamento umano. Forse quello che si può dire è che non siamo maturi per avere questi mezzi che richiedono più saggezza, preveggenza, lungimiranza. E questo però va a collidere con il fatto che bisogna essere sempre all'ascolto dell'opinione pubblica, perché fare le cose che costano non piace a nessuno, e quindi investire sul futuro. Ed è questo, tra l'altro, il motivo per cui è una delle ragioni di questi cicli di conferenze, perché bisogna capire che costruire il futuro, prepararsi al futuro, vuol dire investire anche su qualcosa che sarà il vostro mondo, perché oggi voi avete 17, 20, 22 anni, 25. Il 2030, che si sembra così lontano, sono fra 10 anni, e il 2050
voi avrete 45-50 anni, sarete nel pieno. Se raggiungerete la mia età, come è molto probabile, sarete arrivati alla fine del secolo. Pensate cosa sarà l'Italia, ma il mondo nel 2075, nel 2086, nel 2094. Citavo prima, parlando, il fatto che quando io ho cominciato a fare questo lavoro qua, di divulgatore, prima l'ho fatto qui a Torino per tanti anni, la radio, poi l'ho fatto il corrispondente da Parigi e da Bruxelles. Ma quando ho cominciato io, alla fine degli anni 60, a fare divulgazione, i computer erano piccole cose, erano... quelli che hanno usato gli astronauti erano poco più di telefonini, anzi forse meno. Di genetica non si parlava neanche. Sì, fantascienza, un giorno il DNA si potrà spostare, modificare i geni. In realtà questo è un punto degli sviluppi incredibili nell'arco della mia professione. Quindi, poi tra l'altro non sappiamo quante professioni nuove nasceranno e quante vecchie scompariranno. Tu mi dici quando devo smettere? Saremmo alla conclusione. Saremmo alla conclusione. E allora arriviamo alla conclusione. Allora forse due concetti, uno culturale, con una storiella carina di due personaggi in cerca della verità. E allora partono ognuno a cercare la verità. Il primo va in giro a fare domande per ottenere risposte. Il secondo ha già le risposte e va in giro a cercare domande. E questo vuol dire che se voi avete già delle idee fisse, delle ideologie dentro le quali devono entrare gli altri o il mondo, che a volte collide col mondo, no, ma il mondo sbaglia perché io ho ragione, allora l'atteggiamento della scienza è proprio quello del primo ricercatore, pronta a cambiare idea, pronta a riconoscere le cose degli altri. È un po' come lo sport, la scienza, cioè riconosce i risultati altrui si sono certificati. Se uno salta 3 metri in altezza, prima bisogna controllare i tacchi, se non abbia l'altezza dell'asticella, ma quando è tutto regolare, dice sì, purtroppo è lui il campione. Qui no, nella vita normale nessuno vuole riconoscere. Ecco, la scienza ci aiuta a capire questo, soprattutto per quanto riguarda le decisioni che il paese deve prendere. Qualcuno ha detto che la scienza è la forma più alta di buon senso, ed è così secondo me. Però il buon senso collide con le opinioni, le convinzioni personali. Quindi questa è un po' una delle due piccole conclusioni. Metodo è capire il valore di controllare, di capire le cose non solo perché coincidono con le nostre opinioni. L'altra cosa è soprattutto, anche per il vostro futuro, capire il ruolo che ha la tecnologia. Lo sappiamo che con questi nuovi strumenti, l'intelligenza artificiale, eccetera, c'è il rischio che tante professioni saltino. E sono già saltate e continuano a saltare. L'abbiamo visto nelle banche. Una volta era piena di impiegati, di code. Adesso non c'è più nessuno. C'era quest'anno una delle grandi banche italiane stava chiudendo 600 sportelli bancari. Poi tutto quello che fa intermediazione, che attraverso internet non c'è più, le agenzie di viaggio, tutti fanno ormai per via per internet, eccetera. Ma questo si moltiplica nelle fabbriche, nei commerci.
Amazon che sta portando via in certi paesi in modo notevole. Quindi tutto si sta muovendo e bisogna essere pronti a flessibilizzarsi, a prevedere, a capire, a orientarsi. La Kodak, che era un impero invincibile, in qualche anno è fallita perché non ha saputo convertirsi rapidamente e efficacemente dalla pellicola al digitale. Ecco, quindi è vero che ci sono rischi, ma ci sono anche molte opportunità, e voi che sarete in buona misura, lo dicevo, parte della classe dirigente del paese, sarete quelli che dovrete creare idee, distribuire idee, capire il mondo. Bene, queste lezioni spero che vi aiuteranno anche a essere stimolati a diventare curiosi su argomenti che magari non vi... A me è capitato così, a forza di occuparmi di cose, ogni volta quando mi occupavo di una cosa nuova, poi si vedeva una notizia perché la sapevo inquadrare. Ecco, allora questo è importante. Ci sono queste lezioni che sono in streaming e io vi suggerirei, se siete interessati, di, non tanto la mia perché è una cosa generale, ma di tutti questi esperti che verranno, magari di andarvela a rivedere dopo, o a distanza di prendere appunti. Io è quello che faccio con i libri, perché come per gli esami, le cose rimangono se sono interiorizzate, ma anche in qualche modo sintetizzate in schemini, in appunti. Detto questo, noi ci rivedremo in due altre occasioni, anzi nelle due prossime, perché io ho tre conferenze di seguito e quindi parleremo di tante altre cose. Però è stato un primo approccio, sono molto contento che siate qui, mi raccomando, ritornate numerose nel vostro interesse e nell'interesse di tutti quelli che lavorano dietro le quinte, a cominciare da Piero Bianucci, grande giornalista, il dottor Albert della Fondazione per la Scuola, naturalmente il rettore del Politecnico, che ha fatto in modo e ha anche progetti importanti suoi per migliorare poi questo tipo di nuova informazione. Daniela Giuffrida, che ci aiuta, e Valvassori, che è Vittoria, che ha un nome che ricorda poi quelli, Vassalli, Valvassori, Valvassini e Valvassori. Erano quelli che erano quelli delle entrate, no? Che raschiavano i tuoi contributi. Ecco, tra l'altro è una cosa curiosa, i nomi, i cognomi, c'è una storia d'Italia fatta sui cognomi, che è molto simpatica e divertente. Quindi benvenuti, ci rivediamo, seguite le lezioni di tutte queste persone importanti che vi apriranno la mente e che vi permetteranno di entrare in questo nuovo mondo con degli strumenti nuovi. Quindi buon lavoro e buona fortuna. Grazie, grazie Piero Angela per questa prolusione a tutto il ciclo, ma che ha piantato il pilastro fondamentale, cioè capire di cosa stiamo parlando e con quali criteri dobbiamo giudicare le cose che sentiamo, in qualunque campo siano. Ma la scienza dà un modello che è esportabile appunto ad altri campi. E mentre lo ascoltavo mi veniva in mente che mentre il mondo pullula di opinionisti politici,
che vediamo tutte le sere, non c'è l'opinionista scientifico, perché non si tratta di opinioni, cioè si tratta di metodo, ed è un metodo condiviso, un metodo che tutta la comunità scientifica riconosce come punto di partenza del proprio lavoro. E allora adesso parliamo con una ricercatrice in fisica teorica che ha una grande esperienza nell'Istituto di Fisica Nucleare, nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INFN, e in centri di ricerca internazionali, credo negli Stati Uniti, a Berkeley, se non sbaglio, o forse no, a Caltech, ecco, io li confondo sempre, sono due cose molto diverse, all'Istituto di Tecnologia della California e al CERN, a Ginevra, dove ha trascorso periodi di ricerca. Ecco, io vorrei che Anna Ceresoli ci raccontasse un po', intanto, come è arrivata alla ricerca. Incuriosita dalla fisica oppure più in generale dal fatto che aveva dentro tante domande e non aveva le risposte, al contrario da quell'esempio che ci faceva Piero Angela? Ma mi fa piacere ripensare al passato. Io ho studiato al liceo scientifico Galileo Ferraris, qua di fianco, e avevo mille domande, in effetti. Sentivo di essere attirata dalla scienza, ma non avevo la più pallida idea di quale scienza scegliere. Mi ricordo di aver passato un'estate terribile per decidere a cosa iscrivermi: biologia, astrofisica, ingegneria, niente. Quindi il fatto di scegliere fisica è stato un po' un modo di non scegliere, a parte il fatto che non c'era coda agli sportelli rispetto a ingegneria. Ho pensato che quello fosse un modo di prepararmi a qualsiasi scienza, perché in effetti la fisica ti dà una preparazione molto ampia, e in particolare la fisica teorica ti dà gli strumenti, facendo molta matematica, per capire e porre le basi per qualsiasi tipo di modello. Quindi io ho iniziato da quello, pensando anche di cavarmela più in fretta, per esempio della medicina e delle neuroscienze, che mi avrebbero preso 6 anni, più specializzazioni e un sacco di lavoro. Però sono rimasta ancorata proprio dalla passione della ricerca e di questo metodo di procedere usando un rigore assolutamente intoccabile. E ho iniziato anche, soprattutto, osservando intorno a me, vedendo persone di grande carisma, come il professor Tullio Regge, uno dei grandi fisici su scala mondiale, uno delle più grandi menti italiane dopo Enrico Fermi, che per fortuna in quegli anni era in giro a Torino, molto attivo anche nella divulgazione scientifica. Riempiva cinema e stadi mostrando diapositive che sottraeva nelle sue visite alla NASA, e con una diapositiva di Saturno riusciva a parlare per delle ore, a affascinare, a creare un sogno di cosa voleva dire veramente capire a fondo la natura, l'universo e quello che ci stava intorno. Quindi, per fortuna, il professor Regge era un professore all'Università di Torino, e quindi trovai naturale iniziare a inseguirlo e iscrivendomi a fisica, e così, insomma, iniziò una lunga strada. E però, come tanti dei miei maestri, la strada non è rimasta in Italia, perché dopo la laurea sono partita per gli Stati Uniti, questa volta nel lato di New York, alla State University of New York, dove ho studiato per il dottorato di ricerca, quindi un periodo da quella parte, e poi sono andata a lavorare al Caltech in una fase successiva, sempre per specializzarmi in fisiche sempre più teoriche e cercando di andare a imparare dai maestri, quindi seguendo dei buoni insegnanti. E in tutti questi posti ho trovato degli ambienti entusiasmanti. Il numero di premi Nobel che c'erano al Caltech, anche nel mio stesso piano, era quasi qualcosa che poteva intimidire. Le conversazioni a pranzo erano qualcosa che uno, insomma, doveva mantenere con una certa fatica. Non era una cosa rilassante andare a mangiare un panino con questo tipo di persone. Però diciamo che anni in questo ambiente mi hanno insegnato un sacco, e sono tornata poi qua al Politecnico, dove ho lavorato molti anni come ricercatrice, poi adesso sono all'Università di Torino come dipendente dell'INFN, e ho insomma lavoro anche al CERN di Ginevra per una parte del mio tempo, e ho la fortuna di fare un mestiere che, sempre inseguendo teorie
razionalità e sicurezze scientifiche, mi porta più o meno in giro per tutto il mondo, mi fa fare un sacco di cose divertenti e mi fa confrontare con un mondo che io trovo appassionante, dominato da questa umiltà infinita di appoggiarsi soltanto su gradini solidi, di concetti sperimentati, decisi, verificati con grandissima precisione. Quelli sono i gradini che ci dà il metodo scientifico e quelle sono le nostre sicurezze. Io le vedo un po' come degli appigli di un free climber che non si sognerebbe mai di attaccarsi a un pezzo di roccia di cui non si fida completamente per salire più in alto e andare più avanti. Quindi, diciamo, da quello si parte, con un'umiltà infinita e con un logorio quotidiano, perché appunto si formula un'idea, il metodo scientifico parte dal formulare una domanda, quindi quello è il primo passo, ma poi da lì a cercare di verificare qual è la legge che può rispondere a questa domanda, se la legge è vera, inventarsi l'esperimento, portare a termine tutta la fase sperimentale, alla fine confermare una legge e poi diffonderla, c'è un universo di fatica, di impegno, di notti senza sonno, di viaggi, di dimenticarsi di mangiare perché devi finire un calcolo, quindi nulla di queste cose tutte ridenti e facili che piacciono molto oggi, devo dire un mondo impegnativo, però di una soddisfazione immensa. Vedo che forse... Forse Anna Ceresole ha portato anche qualche immagine, no, da farci vedere. Ce le vuoi commentare? Sì. Allora, come l'icona della comunicazione Piero Angela, ho preso un po' delle cose a caso che avevo sul primo strato della scrivania, quindi perdonatemi. La prima è la mia serie TV preferita, che va avanti da non so quanti anni e che io amo molto, perché voi non lo sapete, ma più o meno l'ambiente che vedete è quello proprio del California Institute of Technology. Io riconosco la mensa, riconosco i corridoi e riconosco tanti dei personaggi. Addirittura ho riconosciuto su una delle lavagne di Sheldon una formula che io avevo discusso con dei colleghi una volta su una lavagna di UCLA, perché quello che scrive gli script è uno di UCLA. Quindi, diciamo, è una serie a cui sono particolarmente affezionata. E se noi guardiamo quali sono i personaggi, vediamo sì che c'è Sheldon che studia la teoria delle stringhe, quindi io mi identifico naturalmente in lui, ma c'è anche... di questi qua? Perché io non seguo... Questo è Sheldon. Ah, ecco, sì. Quello con l'aria più seria. Sì, sì, che è un personaggio molto particolare. Ma c'è il fisico delle particelle sperimentale, c'è l'ingegnere, e poi c'è l'astrofisico, quindi questo già fa capire che... L'astrofisico è quello col cane. L'astrofisico è quello col cane, simpaticissimo. E quindi questo fa già capire, intuire, che studiare la teoria del Big Bang non è qualche cosa che si fa da soli, cioè ci vuole una grande cooperazione fra persone diverse. E naturalmente le donne nella serie non sono meno importanti, perché abbiamo una neuroscienziata, abbiamo una biologa, abbiamo anche una simpaticissima persona che desidera diventare un'attrice, ma in realtà lavora in un posto dove vende torte al formaggio. Insomma, diciamo, potremmo commentare sui vari ruoli dei personaggi, però io adoro questa serie, a parte il livello scientifico molto spesso dei dialoghi che è veramente molto alto, ma dà un'idea anche scanzonata e spiritosa di cos'è l'impresa scientifica oggi, un'impresa globale in cui forse, ecco, lì non c'è il fisico computazionale che oggi è importantissimo, un elemento essenziale di tutta la ricerca di oggi, non soltanto fare gli esperimenti, progettarli, pensarli eccetera, ma anche avere abbastanza apparato di computer da poterlo simulare, verificare, insomma aiutarsi con quella parte. E noi qui avremo Riccardo Zecchina che confina un po' con questo settore, quindi sarà uno dei conferenzieri dei prossimi incontri. Ecco, quindi diciamo una delle trasparenze prese a caso, con combinazione la prima, è proprio questa che rappresenta questo in modo ludico, cioè il piacere degli scienziati di giocare e di rappresentarsi così. Vediamo se riesco a azionare questa cosa. Ecco, questa è più seriosa, perché volevo farvi vedere
l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ho semplicemente preso una delle pagine del sito web, che vi fa vedere che è un istituto che si appoggia praticamente a tutte le sedi universitarie italiane, anche dei grandi laboratori dove si pratica la fisica delle particelle. È un istituto, appunto, un ente pubblico di ricerca come il CNR, ma è dedicato esclusivamente alla fisica fondamentale, quindi diciamo ha questa storia. È stato fondato per proseguire la ricerca di Enrico Fermi già negli anni 50 e sopravvive e si espande portando avanti ricerca di punta in completa sinergia con la tecnologia, quindi ci sono anche grandi attenzioni per le applicazioni tecnologiche. Questa invece è una foto fatta pochi giorni fa fuori dal laboratorio del CERN di Ginevra, perché è stata inaugurata una piazza che si chiama l'Esplanade des Particules, che è dedicata proprio all'accogliere la popolazione, cioè le persone che non sono degli scienziati, perché si possano trovare in quella piazza dove prima c'era un parcheggio, potevamo lasciare la macchina prima di entrare, adesso invece le macchine si devono nascondere da qualche altra parte, e c'è un punto di ritrovo per dimostrare come il CERN, che è un luogo, un tempio della scienza con la cooperazione di 22 stati membri e 110 stati del mondo come collaborazione, in cui si svolge appunto ricerca fondamentale nei livelli più alti, vuole essere al contatto con la società e comunicare e dialogare in modo quotidiano e impegnato, proprio perché non esiste più una scienza nella Torre d'Avorio, ma ci vuole proprio il contatto, non soltanto per diffondere il metodo e la filosofia della scienza, ma proprio la cultura e l'impresa, anche perché non sono imprese che costano niente, quindi uno deve decidere come impegnare il denaro pubblico e deve far vedere che l'utilità di questa grossa parte di finanziamento. Quella struttura rotonda che vedete è dedicata proprio alla diffusione della cultura in campo fisico, specialmente della fisica delle particelle. Quindi vedete che il CERN si apre anche al grande pubblico, adesso con questa esplanada ancora di più naturalmente. Però se andate a Ginevra, anche senza avere il permesso per entrare nel CERN, ecco, una visita lì la potete fare. O chiedete alle vostre scuole di accompagnarvi naturalmente. Sì, tante scuole si fanno accompagnare, in genere adesso quando l'esperimento non è in azione si riesce a visitare parte di questo tunnel, l'acceleratore LHC, il più grande acceleratore del mondo. Forse queste foto le avete viste tante volte. A me interessa più che altro attrarre la vostra attenzione sul fatto che se voi invece di navigare su qualche altro sito, navigate sul sito del CERN di Ginevra, hanno una serie di risorse infinite, anche giochi e varie cose, vari modi per cercare di approfondire proprio la vostra cultura scientifica e il vostro approccio. Anche l'INFN ha un sito divulgativo molto ben fatto, in più in italiano. E tutte le volte che battete www è un regalo del CERN, perché questo protocollo che permette l'ipertestualità su internet nasce proprio al CERN, è stato sviluppato da Cayo e Tim Berners-Lee, che è l'informatico americano che ha lavorato su questo strumento per metterlo prima a disposizione dei fisici, e poi i fisici l'hanno messo a disposizione di tutti noi. Quindi ogni volta che scrivete queste tre W, pensate che in qualche modo arrivano di lì. Ecco, questa è un'altra trasparenza per dimostrare che questo Centro Europeo per la Ricerca Nucleare, dove la parola nucleare è una vecchia eredità, ma ormai il nucleo è qualcosa di troppo grosso per noi, si arriva alle particelle molto più piccole del nucleo, ma comunque una cooperazione a livello mondiale è un esempio di come si può fare qualcosa di importante unendo le forze in tutto il mondo. Questa è la vista che ho quando vado lì dall'ufficio, ci sono appunto una serie di uffici per i fisici teorici messi lì nella zona centrale, e insomma questa è una visuale che io ho da 35 anni, a cui sono particolarmente affezionata. È una vecchia camera a bolle dove si facevano i primi esperimenti per capire le proprietà delle particelle. Questo è uno di quei tipici eventi che uno osserva per cercare di capire cosa succede quando fai urtare varie particelle. Qua sono due protoni che producono un bosone di Higgs, che era una di queste particelle predette da un modello teorico, dal modello standard, ma trovata molti anni dopo grazie
a questo acceleratore. Forse avete visto tante di queste immagini, ma non avete visto questa, cioè che è il modo in cui alla mensa del CERN hanno festeggiato i 5 anni dalla scoperta del bosone di Higgs, producendo 2 tipi di pizze, una vegetariana e una invece per chi mangiava la carne, con sopra tutta una serie di decorazioni fatte di cose commestibili che simulavano gli eventi di collisione fra particelle. E qua invece un altro tempio della scienza dove ho avuto la fortuna di lavorare, il California Institute of Technology, e appunto lì ho messo le foto di varie delle persone che ci bazzicavano intorno. Appunto abbiamo visto La trasmissione quark, mi faceva sempre pensare a Murray Gell-Mann, lo scopritore dei quark, che io avevo 2 uffici più in là, era una persona assolutamente flamboyante e diciamo con una personalità travolgente, ed era estremamente interessante essere a un seminario in cui erano presenti, l'anno prima che io arrivassi c'era ancora Feynman, un altro premio Nobel per la formulazione della teoria della luce e della materia, l'elettrodinamica quantistica. Insomma, era bellissimo in qualsiasi seminario sentire i dialoghi fra questi due personaggi che cercavano di ammazzare lo speaker e di dimostrare che era un cretino in confronto a loro, e questa lotta di ego, però fatta con rigore scientifico estremo, era estremamente interessante. E nei corridoi del campus andava in bicicletta Einstein negli anni 30, e in quella foto sono riportato un altro insieme di premi Nobel, probabilmente c'era Millikan, quello che misurò per la prima volta la massa dell'elettrone, e Michelson che fece esperimenti per misurare la velocità della luce. E sopra invece vedete Kip Thorne, l'ultimo premio Nobel penultimo direi, per le onde gravitazionali, che era un altro di quelli che bazzicavano lì a mensa e nei corridoi. Insomma, un ambiente veramente eccezionale che insomma, ha plasmato chiunque ci sia passato. Kip Thorne, che conoscete per via del film Interstellar, tra l'altro, perché lui ne ha curato l'aspetto scientifico e credo anche un po' la sceneggiatura, la regia stessa. Bene, parlando delle onde gravitazionali, qua c'è un'altra immagine che semplicemente vuole ricordarvi il fatto che questa scoperta è stata un'impresa globale, perché già soltanto se non si fossero sincronizzati i due interferometri della collaborazione LIGO, quello di Hanford e quello di Livingstone, non avremmo potuto avere la certezza che abbiamo avuto del fatto che quello fosse proprio l'evento cercato. E con grande orgoglio l'apparato di Virgo, che in quel momento non era attivo, è stato poi successivamente reso attivo e collabora a rendere la precisione con cui si riesce a rivelare gli eventi nello spazio altissima, proprio per la capacità di triangolare fra vari laboratori sulla sfera terrestre. E aspettiamo anche esperimenti che saranno direttamente posizionati nello spazio, che quindi sono quelli di cui sentirete parlare voi nel vostro futuro, diventando grandi. Secondo me i prossimi 20-30 anni saranno dominati da notizie varie condizioni in cui le onde gravitazionali sono generate nell'universo e rivelate, e quindi tutta la conseguente interpretazione di questi fenomeni, che appunto rappresentano un po' come il passaggio da quando sapevamo solo fare l'ecografia a quando abbiamo imparato a fare la TAC o la PET o altri metodi diagnostici medici di grandissima precisione. Insomma, tutto un altro punto di vista sull'universo e tutta una nuova serie di informazioni scientifiche preziosissime che ci portano nuova conoscenza. E qui, per tornare al tema che è il metodo scientifico, avete l'indicazione di come si sia trasformato e come qualche volta sia problematico applicarlo, perché vi ha detto Anna Ceresole, sono stati fatti 2 strumenti, 2 interferometri, il LIGO di Hanford e il LIGO di Livingstone. Intanto perché il fenomeno potete essere sicuri di averlo osservato soltanto se c'è in tutti e 2 questi laboratori il segnale, e se tra un segnale e l'altro c'è una distanza di tempo che è di frazioni piccolissime di secondo, tempo luce
a percorrere 3.000 km, bisognerebbe fare un attimo i conti, comunque insomma molto poco, e se c'è questo c'è la prova. La prova, diciamo, la dà però il fatto che succede questo fenomeno nell'universo. Quindi, mentre in molti esperimenti è lo scienziato a costruire, produrre il fenomeno, qui dobbiamo aspettare che l'universo produca il fenomeno. E noi dobbiamo essere pronti con le orecchie, che sono gli strumenti, per ascoltare la voce di questo fenomeno. La natura parla attraverso le sue manifestazioni, i suoi fenomeni, e noi la ascoltiamo attraverso i nostri strumenti. Il fatto che sia arrivato un altro strumento simile ai due americani, Virgo, che si trova vicino a Pisa, ed è uno strumento essenzialmente italiano e francese, l'hanno costruito gli italiani e francesi, ha dato una prova in più. Quindi vedete che una prova che non era facile considerare definitiva è diventata un po' più definitiva, anche se, come ha detto Piero Angela, la scienza è sempre precaria, non porta mai alla verità con la V maiuscola, ma porta alla verificabilità, quindi a una verità con la V minuscola. Ecco che con Virgo questa cosa è stata confermata, non solo, ma poi con Virgo si è osservato, insieme con LIGO, anche un fenomeno ulteriore di tipo diverso, ma sempre tipo onde gravitazionali. Ecco, questo ha proprio a che vedere, questa cosa che ci ha portato Anna Ceresola, ha proprio a che vedere con il focus di oggi, il metodo scientifico, come si è evoluto, rimane la base tale quale, come ve l'ha raccontata Piero Angela, però vedete che nell'utilizzare questo metodo, nell'applicarlo, le cose si sono fatte molto più complicate. Vediamo cosa ho messo. Ecco, qua ho messo semplicemente una foto appunto dell'apparato di Cascina, Virgo, che appunto vede la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del CNRS francese, e questo appunto, questo magnifico esperimento è capolavoro della tecnologia, che avrà appunto anche ricadute incredibili sul nostro modo di, per esempio, di fare gli specchi, di specchi di precisione altissima, e tutta una serie di altre cose che veramente saranno importanti. Qui avrei una domanda, proprio riallacciandomi a cose che diceva Piero Angela poco fa. Certo, anche questo esperimento ha delle ricadute tecnologiche, ma più in generale la fisica delle particelle e la fisica nucleare ha una ricaduta molto importante nella vita quotidiana, che non sempre viene percepita. Quindi ci può dare lei, per cortesia, qualche indicazione di queste applicazioni? Penso alla medicina nucleare, penso a delle tecnologie molto comuni come i segnalatori di fumo, per esempio, che in molti casi sono basati su sensori che sono a base di radioattività. Ma abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, già soltanto il fatto di parlare da questo microfono è una gioia. Stiamo usando elettroni. Che deriva dal conoscere bene l'elettrodinamica. Possiamo appunto pensare a tutte le applicazioni alla medicina, infatti anche soltanto la positron emission tomography, che si basa su un'applicazione dell'antimateria, cioè ci fa capire che l'antimateria, che sono i positroni, cioè la parte degli elettroni con una carica positiva, che sono appunto la particella di antimateria corrispondente, che noi conosciamo e generiamo al CERN da almeno 50 anni, e che sono stati prima, diciamo, scoperti semplicemente osservando un'equazione matematica. Dirac osservò che la sua equazione prevedeva che ci fossero i positroni tanto quanto ci potevano essere gli elettroni. Ecco, questa equazione dà due risultati, uno con il segno più e uno con il segno meno. Quello col segno più era quello che faceva capire che poteva esserci un mondo alternativo rispetto a quello della materia nota. E questo appunto è quello che sentivate prima. Piero Angela vi ha detto, c'è la ricerca di base che trova delle cose che sono già lì, perché l'antimateria era lì, e poi c'è l'invenzione, che è la tecnologia, che dice, se c'è questo tipo di materia, forse lo posso usare per vedere dentro una persona se c'è una malattia. No? Quindi ecco che le due cose sono andate insieme. Però sono due cose molto diverse. Non ci sarebbe la seconda senza la prima. E sono però due modi di avvicinarsi diversi alla realtà che abbiamo intorno a noi. Uno è applicativo, l'altro è la conoscenza,
la pura conoscenza per il piacere di sapere qualcosa di più. Ecco, però senza coltivare la pura conoscenza noi asciughiamo un fiume che ci darà fra 100 anni non più tecnologia, non più idee nuove, quindi assolutamente per quel che costa, perché la ricerca fondamentale costa meno della ricerca applicata, tra l'altro, è assolutamente importante coltivare anche la ricerca più formale, più matematica, quella che sembra superflua, sembra un gioco intellettuale, ma non lo è per niente, perché prima di arrivare al formulare una teoria uno deve fare delle ipotesi matematiche, quindi deve sporcarsi le mani con magari un sacco di ipotesi che poi funzionano male, deve magari spararla grossa, ma da tutte queste ipotesi poi nascono le teorie che poi creano tecnologia magari 100 anni dopo. Quindi la ricerca deve essere variegata, non soltanto ricerca tecnologica, ma anche ricerca fondamentale, con grande acume su come mettere il denaro pubblico, quali sono insomma, la politica della scienza oggi è molto difficile per capire quali esperimenti finanziare e con che priorità. Vediamo cosa ho messo dopo. Beh, dopo ho messo uno dei discorsi di una prolusione fatta da Richard Feynman nel 1974 al Caltech, che io amo molto perché è proprio un inno contro le pseudoscienze, è un inno al metodo scientifico ed è anche fatto sempre con umorismo, come faceva questo grandissimo scienziato che è anche autore di libri che forse conoscete, ce n'è uno che si intitola Sicuramente lei sta scherzando, Mr. Feynman, che è tutta una raccolta di episodi e di suoi modi di vedere e di dire. E lui raccontava che nei tempi, insomma, nell'era preindustriale e anche, insomma, nell'epoca della Seconda Guerra Mondiale, nei mari del sud esistevano delle popolazioni indigene che erano abituate a vedere passare sopra la loro testa gli aerei da carico che portavano rifornimenti ai soldati impegnati nelle battaglie in quella zona del globo, vicino al Giappone, eccetera. E questi indigeni pensavano che costruendo degli aerei finti e cercando di indossare delle cose che sembrassero delle antenne o degli aerei come quelli che avevano visto per i piloti che portavano e guidavano gli aerei da carico, pensavano di riuscire ad ottenere di nuovo degli aerei da carico che passavano sopra le loro teste portandogli delle derrate alimentari, vestiti e tutte cose che per loro potevano essere preziosissime. Quindi chiamava questo tipo di pseudoscienza la scienza del culto del cargo, ed è una scienza che riproduce soltanto in superficie il metodo scientifico. Loro pensavano che bastasse costruire l'aereo, un aereo chiaramente senza il motore, era fatto di paglia e di foglie di palma e di cose simili, e loro pensavano che quello bastasse per provocare il fenomeno era queste derrate alimentari che arrivavano dall'alto. Ecco, quindi Feynman in questo discorso accalorato predica agli studenti del Caltech che il rigore scientifico portato all'estremo, cioè con una severità verso se stessi infinita, è il mestiere dello scienziato. E ancora oggi la scienza del culto del cargo è qualcosa da cui rifuggire assolutamente. Questi indigeni mi ricordano appunto coloro che si ispiravano al metodo di Bella, al metodo Vannoni e così via, no? Cioè, forse avrebbero anche loro delle opinioni interessanti da dire sui vaccini e così via, no? Esattamente. Ecco, qua c'è invece il grande Tullio Reggi, il mio maestro, e vedete che sullo sfondo abbiamo lo strumento principe della sua attività, una lavagna scribacchiata con delle formule scritte con il gesso. Quindi diciamo quella è la prima fase della ricerca. Reggi naturalmente adorava il suo calcolatore, non avrebbe mai potuto fare tante delle cose che fece specialmente negli anni più recenti, se non avesse avuto appunto una padronanza dell'informatica veramente impressionante. Comunque era una persona a tutto campo. Mi interessa anche dire che oggi la sua eredità a Torino si sviluppa presso il centro Arnold Regge per l'algebra, la geometria e la fisica teorica, che è basato all'Università di Torino ma che si sta allargando sperabilmente a coinvolgere tutte le realtà scientifiche della zona. Algebra, geometria e fisica teorica, questo è un esempio del fatto che mischiare le discipline
è la chiave oggi per ottenere della ricerca interessante. Le cose più belle proprio arrivano dalla commistione fra cervelli, persone e discipline. Quindi, diciamo, Regge era un esempio di tutto questo, perché era uno dei pochi che, insomma, forse al tempo di Fermi poteva essere un fisico teorico e un fisico sperimentale allo stesso tempo, ma oggi le domande sono molto più complicate, sono le domande a cui resta da rispondere sono molto difficili e pochi riescono a coprire tutto lo scibile. La matematica ci serve sempre di più e questo centro rappresenta proprio uno sforzo di mettere insieme la matematica con la fisica, in particolare con la fisica teorica, per far procedere la ricerca di base. Abbiamo solo un minuto ancora, poi darei la parola a Piero Angela per una battuta finale o per un augurio, ma ancora mi viene in mente a proposito del cargo cult, il culto del cargo, due cose. Una è che in tempi molto recenti dei voli charter sono andati alle Filippine carichi di malati di tumore per farsi fare le operazioni a mani nude dai guaritori filippini. Quindi questa speranza, facendo cose inutili, rimane nel tempo. L'altra cosa che mi è capitato è in un viaggio in Africa, ho trovato in un piccolo giocattolo delle asce stilizzate, dei bororo, che servivano per la danza della pioggia. Che è un po' il cargo, cioè un rituale anche visivo, in questo caso una danza con questi attrezzi, perché piova. E credo che purtroppo tutto questo esiste ancora in forme moderne nelle nostre società. Sì, grazie. Il pensiero magico è sempre vivo, ma anche il metodo scientifico è vivo, per fortuna, quindi abbiamo degli anticorpi. C'è ancora qualcosa che Anna Ceresoli ci voleva dire? Beh, qua avevo messo la foto del vecchio calcolatore del 1989, appunto, che fece nascere al CERN il World Wide Web. E che cos'altro posso dire? Ma qua c'è una cosa voleva dire lavorare con Tullio Regge, qua insomma si teneva in braccio una delle mie figlie, la prima, mentre cercavamo di lavorare, quindi per dire che la scienza va avanti in ogni condizione, non esiste un posto dove si pratica la scienza, poteva essere appunto a casa sua, poteva essere qua nei corridoi del Politecnico, poteva essere nella 500 con cui lo trasportavo da casa sua qua, scrivendo col dito sul vetro pieno di vapore delle formule, cioè la scienza va avanti nei modi più variati. Io dico sempre alle mie figlie che uno scienziato si vede da come carica la lavapiatti o il baule dell'auto, cioè il metodo scientifico si può applicare anche a questi contesti, provare e riprovare per arrivare al metodo migliore, al risultato più perfetto. Cioè, quindi è una forma mentale, quella della scienza, che non si pratica dalle 9 alle 5, ma è un modo di vivere che vi consiglio con tutto il cuore di adottare. Grazie. Allora, abbiamo finito il nostro tempo o quasi, rimangono 2 o 3 minuti. Intanto vorrei sentire se i nostri studenti, sia quelli delle superiori sia quelli del Politecnico, sono soddisfatti, se hanno trovato quello che si aspettavano. Se non lo siete, ditelo, perché questo ci può servire per i prossimi incontri. Alzi la mano chi è soddisfatto. Uno non è soddisfatto, questo vuol dire 3-1, è interessante. Sentiamo perché. Cioè, non è stato uno spunto di riflessione diverso da quello che mi aspettavo. Ah, è stato diverso, ma non vuol sì, dire che... Sì, però non è che non mi aspettavo. Se è diverso da quello che si aspettava, noi siamo contenti, perché è uno dei nostri obiettivi questo, spiazzare. Io passerei ancora la parola a Piero Angela per un saluto finale e sentirei anche da lui l'impressione che ha avuto di questo incontro. C'è ancora una domanda? Direi di no.
non ci sono domande. Sai cos'è? Che in questi incontri, io ho una lunga esperienza, si è sempre molto... Sì, quello è meglio, sicuramente. Sono le domande all'inizio, sono sempre difficili. Ci vogliono due o tre domande iniziali, solitamente ci vogliono dei complici. Che come gioco. Poi le altre seguono, perché tutti c'è un po' di timidezza in tutti noi, si può di sbagliare. Sai che c'è sempre per riguardo a Confucio. Io a casa mia, sulla porta di casa, ho una scritta che abbiamo fatto io e mia moglie, che dice: è meglio tacere passando magari per stupidi che parlare e togliere ogni dubbio. Questo vuol dire che indubbiamente bisogna sapere di cosa si parla, però non ci sono mai domande stupide, ci sono solo risposte stupide. Quindi le domande le potete fare. Vanno sempre bene, vanno sempre bene. Allora, io direi che a questo punto, su questa battuta, abbiamo aperto con Confucio, chiudiamo con Confucio, c'è una superiore armonia in tutto ciò. Io vi ringrazio di essere stati qui, ringrazio però tantissimo Piero Angela che ha avuto quest'idea di questo ciclo per l'anno scorso, l'ha completamente rinnovata per il ciclo di quest'anno, perché facciamo delle cose diverse. Avremo poi un incontro finale plenario che l'anno scorso non c'è stato, in cui avremo molti ricercatori e molti degli oratori che saranno intervenuti qui per una giornata, diciamo, da vivere insieme, non più di conferenze frontali, ma da vivere insieme. Quindi ci sono tante cose diverse. Vi raccomando ancora lo streaming, ve l'ha ricordato anche Piero Angela, e ringrazio. E cosa devono fare? Ah, ci sono tutti i programmi in uscita, quindi potete poi avere tutte le informazioni che riguardano i prossimi incontri. Vi aspettiamo, la prossima incontro è il 30 di ottobre, ci sarà di nuovo Piero Angela e parlerà Piero Angela di come la tecnologia ha cambiato il mondo, di come ha costruito la ricchezza che oggi ci rende un po' più liberi e un po' più democratici, speriamo. Grazie.